siti attraverso i nostri indirizzi e noi le scrutiniamo e preghiamo il professore di rispondere. Sì, prima di tutto vi facciamo vedere, questi sono 5 grammi di sale. Fagli vedere sul palmo della mano, perché è la particolare che la telecamera avrà il garbo di raccontare, vedremo qua. Tanto. Poi infatti il professore... Fermo là che arriva la foto. Allora, professore, ci dica la storia della pizza. Ecco, se mangiamo una pizza... E questa è la quantità di sale necessaria nell'intera giornata, includendo il sale che c'è già negli alimenti, non dobbiamo aggiungere questa quantità a parte, questo veramente sarebbe tanto. Quella quantità se ne comprende anche quel tutto. Sale che certo. È già nella... Ora, se lei si mangia un pinzimonio senza condimento o si mangia una pizza molto saporita, lei va nei due estremi di un'alimentazione con poco sale a un cibo che è ricchissimo di sale, che le può bastare per parecchi giorni. E effettivamente occorre essere attenti a scegliere, perché una volta non ce ne accorgiamo. Una buona abitudine sarebbe, quando si acquistano cibi confezionati, controllare il contenuto di sodio sulla confezione. È un'indicazione che ci può essere. Quello è sale, quando dice sodio dice cloruro di sodio. Sì, in realtà noi ci parliamo di sodio, ne abbiamo bisogno ancora meno. 5 grammi è il sale complesso, all'interno sta il sodio come elemento che... Anche il pane contiene anche il pane, cioè, salvo che non sia quello toscano, il pane... Sì. Senza sale. Senza sale per motivi storici di un altro problema. No, per poter fare la scarpetta più saporita sul sale, evidentemente voglio così congetturare. Allora, andiamo con le domande. Mio marito ha 52 anni, da 5 soffre di ipertensione, prende i farmaci, va tutto bene, però siamo appassionati di trekking e arriviamo anche a 3-4 mila metri. Dobbiamo avere accorgimenti particolari? E ne abbiamo parlato, si ricorda, in un'altra trasmissione a seguito dei nostri studi in alta quota. Effettivamente il problema esiste: chi si sposta in alta quota e ci resta soprattutto per un po' di tempo può avere un aumento significativo. Perché aumenta la pressione? Aumenta perché la ridotta pressione barometrica e la ridotta pressione di ossigeno nell'aria determina una ipossia, una riduzione del contenuto di ossigeno nel sangue. Questo stimola il sistema nervoso simpatico di cui parlavamo prima e questo fa salire la pressione. Ma ci si può abituare all'altitudine facendo progressivamente tappe? È possibile e c'è un adattamento, ovviamente. Chiaramente ci vuole qualche giorno. Sì. Chi si espone in maniera rapida può avere qualche problema. Chi è già iperteso ed è in terapia deve considerare col suo medico la possibilità di un adattamento della terapia che lo protegga. Della posologia, del dosaggio. O anche della tipologia di farmaci, dipende dalle scelte. Si può andare in montagna con sicurezza. Ma perché non vuoi stare con 4 metri per una settimana? Certo. Assolutamente. Condivido. Di baita in baita, mangiando i canederi. No, rifugio. Ecco i canederi. Magnifico. E poi è importante anche fare qualche controllo medico prima, ovviamente, di salire. Ci sono ambulatori dedicati per questo. E nelle località montane? Sì, non solo, anche a Milano li abbiamo, a Aosta c'è un ottimo centro di medicina ad alta quota. Mi è possibile fare degli screening per sicurezza. A volte ho la pressione alta misurandola, ma ho anche il colesterolo a 256. Devo prendere le statine o bastano gli altri? Ecco, questo signore ci pone il problema che affrontavamo prima. Noi dobbiamo valutare il paziente, non la pressione. Quindi chi ha anche problemi di colesterolo, di glicemia, ha dei problemi metabolici, va valutato nel suo insieme, perché la combinazione di questi diversi aspetti aumenta il rischio cardiovascolare. Quindi la scelta se prendere o meno una statina, per esempio, per un colesterolo alto, va fatta col medico in funzione del rischio globale, magari dopo un tentativo di dieta fatta bene, ma se persiste un colesterolo alto insieme a una pressione alta, c'è un'indicazione per proteggersi meglio anche col farmaco. A che ora bisogna misurare la pressione? Meglio a stomaco pieno o a stomaco vuoto? Allora, va misurata preferibilmente a stomaco vuoto. L'alimentazione, i cibi possono modificare la pressione, pensiamo all'alcol da una parte o al caffè dall'altra, quindi è meglio prima, e la raccomandazione che noi diamo è mattina e sera, alla mattina appena alzati e alla sera prima di cena, per qualche volta nella settimana, diciamo, prima di evitare l'eccessivo numero di misure che può nevrotizzare anche il paziente, e poi quella famosa settimana prima della visita medica tutti i giorni. Poi il medico fa una media di questi valori e può valutare con più precisione il vero livello di pressione senza l'effetto camice bianco. Professor Parati, per concludere, c'è anche un somma particolare, un aspetto particolare dell'individuo iperteso? Beh, il soggetto di una certa età,
con la pancia un pochettino abbondante, abbondante. Di e peso, quello lascia pensare, fa pensare che c'è qualche problema. Perfetto, linea. Grazie per il confronto e contro voi amici, davvero con affetto, congratulazioni per aver scelto Felice.